Abbiamo detto che due o più bipoli sono in serie se si trovano sullo stesso ramo di un circuito e sono quindi attraversati dalla stessa corrente. Vediamo adesso le conseguenze dell'identificazione di bipoli in serie nel caso particolare che questi bipoli siano dei resistori. Facciamo un esempio di un circuito molto semplice. Supponiamo di avere un generatore di tensione. Beh, tre bipoli e che tutti e tre questi bipoli in questa configurazione siano resistori. Quindi identifichiamoli con i nomi R1, R2 ed R3 per differenziarli uno dall'altro. Procediamo nell'identificazione delle grandezze elettriche del circuito. Allora, vediamo in questo circuito non sono presenti nodi perché non ci sono punti in cui convergono tre o più rami. È un caso particolare, un circuito molto semplice in cui è presente, come dire, come caso particolare, un unico ramo che è in comune per tutti i componenti, quindi nel circuito sarà presente un'unica corrente. Andiamo a identificarla nel circuito. Come la identifichiamo? Sappiamo che la corrente la identifichiamo con un verso che dobbiamo scegliere. Essendo unica la corrente del circuito, questo verso la stabiliamo osservando i bipoli e vedendo se nel dover rispettare la convenzione sui segni c'è qualcosa che ci, come dire, suggerisce e in parte ci obbliga nella scelta del verso della corrente. Abbiamo che nel circuito è presente un generatore, di tensione, sappiamo che il generatore, di tensione come bipolo attivo deve rispettare la convenzione sui segni con la corrente uscente dal morsetto identificato col più, quindi in questo circuito la corrente sarà questa identificata con questa freccia uscente dal morsetto più del generatore. A questo punto, avendo identificato la corrente, possiamo procedere nell'identificazione delle tensioni rispettando a questo punto la convenzione sui segni per i bipoli passivi. Per ogni bipolo passivo indichiamo col segno più il terminale dove entra la corrente che abbiamo sopra indicato e quindi sarà questa. Torniamo alla considerazione dei resistori in serie. In serie perché i tre resistori R1, R2 e R3 si trovano sullo stesso ramo, sono attraversati dalla stessa corrente e quindi rispettano esattamente la definizione. Quali sono le conseguenze? Due o più resistori in serie presentano una resistenza equivalente, che possiamo chiamare resistenza EQ, non è obbligatorio ovviamente usare questo nome, ma chiamiamola resistenza equivalente della serie, è data semplicemente dalla somma delle resistenze dei singoli resistori che compongono la serie, quindi in questo caso la somma di R1, R2 ed R3. Una volta determinata la resistenza equivalente, quello che succede è che il circuito dalla sua configurazione iniziale, diciamo quella reale in cui compaiono i tre resistori effettivamente presenti nel circuito, si trasforma nel circuito equivalente in cui al posto delle tre resistenze in serie noi poniamo l'unica resistenza equivalente determinata. Ovviamente tutte le altre parti del circuito non devono cambiare, quindi il generatore mantiene la sua posizione e la disposizione dei segni. La corrente I sarà sempre uscente dal più del generatore, sarà la stessa che ovviamente attraversa la resistenza equivalente, così come attraversava le singole resistenze in serie.
Facciamo un ragionamento di tipo energetico che ci confermerà nell'equivalenza della resistenza equivalente appunto della serie, possiamo vedere che la potenza erogata dal generatore sappiamo essere VG per I, siamo in corrente continua e questa è la potenza erogata. La conservazione dell'energia, in questo caso estendiamo il ragionamento alla potenza, tutta la potenza erogata deve essere assorbita dagli altri componenti del circuito, non essendoci dispersione in altre forme di energia. Quindi sappiamo che la potenza assorbita in totale sarà data dalla potenza assorbita da R1 più la potenza assorbita da R2 più la potenza assorbita da R3, e sappiamo che le potenze assorbite dalla resistenza sono quelle poi dissipate per effetto Joule e saranno date come possibile espressione da R1 per la corrente nella resistenza 1 al quadrato più R2 per la I, sempre la stessa al quadrato, più R3 ancora per la stessa I al quadrato, in quanto tutte le resistenze sono attraversate dalla stessa corrente I. Quindi vedete che il quadro qua lo possiamo raccogliere a fattor comune, quindi avremo R1 più R2 più R3 sommati tra di loro, il tutto moltiplicato per il quadro. Ma il termine, tra parentesi, non è altro che la resistenza equivalente per I al quadrato, e quindi questa è la potenza assorbita dalla resistenza equivalente. Quindi vedete che la potenza assorbita dalla resistenza equivalente è esattamente la stessa assorbita dalle tre resistenze che la compongono, e quindi è verificato anche il bilancio energetico che ci, come dire, conforta nel aver detto che la resistenza equivalente della serie è semplicemente la somma delle resistenze in serie che compongono la serie.